Buongiorno a tutti. Oggi farò questo video su richiesta di un componente del nostro gruppo Facebook Cacciatori Giovani e non solo per lui, perché molto spesso capita a chi scrive alla nostra mail di domande e quant'altro per avere, diciamo, un consiglio, almeno in quel poco che possiamo offrire noi come gruppo, sulla lunghezza delle canne. Cioè, cosa vuol dire? Che canne prendo? Per fare cosa? Meglio 61, 66 o 71? Allora, per rispondere un po' a questo quesito, ho fatto questo piccolo video. Ecco, qui davanti ho diverse tipologie di munizioni e cercherò di spiegare in breve qual è la canna più adatta in base anche a cosa si fa. Allora, partiamo da una che è senza dubbio quella che uso di più, diciamo, questa canna qui. Non guardate tanto la forma della canna, la marca o quant'altro, il modello. La canna 61, cioè questa è una canna 61, questa è una canna 66 e infine ci sarà la 71. Ovviamente la 76 non ce l'ho, non l'ho disponibile, quindi ecco, diciamo che mi limiterò alle più usate. La 76 spiegherò l'utilizzo, però diciamo che partiamo con la canna 61. Questa è una canna del vecchio Beretta 301 o Breda, cioè canna con 61 strozzatore esterni, come si poteva trovare anche nel Montefeltro della Benelli. Più che altro la canna con strozzatore esterni, attenzione, è stata fatta da Breda, cioè modelli Altair 301, 302, 303. La canna con la filettatura è stata fatta solamente dalla Breda. Beretta ha fatto dei modelli con strozzatori interni, perciò se trovate in giro canne tipo questa, che è una Beretta, però è stata tagliata, modificata, ma soprattutto deve essere ribancata. Ci deve essere una R, che dopo vi farò vedere nelle foto, che ne attesta la ribancatura. Quindi mi raccomando, se non è stata ribancata, potete incorrere in parecchi problemi se succede un incidente di caccia, quindi mi raccomando, state attenti a questa particolarità, anche se molti non lo sanno. Allora, canna 61, che caccia faccio con la canna 61? Bene, l'appoggio qui. La canna 61, diciamo che viene per il cinghiale, quindi posso sparare tranquillamente cartucce a palla di qualsiasi forma, di qualsiasi grammatura, ovviamente se è magnum. Se non è magnum, l'arma non è magnum, tipo appunto un Beretta 300, un Montefeltro vecchio, modelli molto vecchi con la canna 61, sarebbe più opportuno sparare cartucce classiche, palle Gualandi normali, Brennecke classiche, volendo anche qualche Federal, però quelle da 28 grammi, quelle più leggere, non caricate cartucce, non sparate cartucce molto potenti come le Federal, semi magnum o le Remington, o addirittura magnum su fucili che sono camerati 70 e soprattutto fucili di vecchia data, tipo appunto Beretta 121, Benelli, Montefeltro appunto primo tipo, 300, 301 e 302 Beretta, perché se no non è che succede qualcosa all'arma, ma si può inceppare, ecco, non è che esplode, però si può inceppare l'arma perché ha un sistema di riarmo che è studiato su determinate potenze. Le altre hanno quasi la potenza di una magnum, mi raccomando, non lo usate. Ovviamente la strozzatura 5, 4, massimo 3 stelle per la caccia al cinghiale, però diciamo che la canna 61 tra le più usate per la caccia al cinghiale. Dov'è che uso la canna 61? Anche per la caccia alla beccaccia, come faccio io, caccia con il cane, diciamo più indicata per quaglie e beccacce perché i tiri sono molto più ristretti, ma non è tanto che io uso la canna 61 come era in epoche passate perché allarga di più, più corta è, più allarga. Sì, è vero che c'è qualcosa che fa leggermente allargare, ma semplicemente perché piombo esce prima. Però ecco, diciamo, non è che è una cosa così evidente. Se io sparo con un fucile che è 76 di lunghezza, strozzatura cilindrica, e sparo con una 61 che è 4 stelle, allargherò più con la 76, cioè quello che conta è la strozzatura. Dov'è che viene il vantaggio di una canna 61? Dov'è che io trovo grande vantaggio di una canna 61? Perché è più maneggevole. I fucili risultano un po' più compatti e perché caccia nella macchia e si spara
a 10-15 metri, un colpo, due barre al giorno quando va bene, diciamo che è molto più pratico. Chi caccia il cinghiale nella macchia, diciamo che la canna 61 riesce a essere, cioè la particolarità è la maneggevolezza. Posso usare una canna 61 anche per sparare dal palca colombacci, perché ovviamente incurata i colombacci mi arrivano a 15-20 metri, però resterà sempre il problema per quando ripartano, quindi un tiro sui 25-30. Posso usare la canna 61 per fare esempio la scaccia ai tordi o l'uscita mattutina ai tordi, ovviamente dove i terreni sono abbastanza fitti. Cioè tutto ciò che rientra, secondo me, nei 25 metri lo posso cacciare tranquillamente con la canna cilindrica. La canna cilindrica ha una prerogativa, cioè io ho notato che sparando, magari anche gran matura, a volte capita più pesanti, dai 40, 38, 42, addirittura anche 46 come la Baschieri, che fa una cartuccia appunto 46 grammi, diciamo che il rendimento è un po' più inferiore della 71. Cioè, quindi consiglio mio nella canna 61 cartucce veloci, ma non troppo pesanti, massimo 36 grammi. Per sfruttare quasi al massimo la loro potenza. Ecco, diciamo che però la canna 61 va, cioè si sceglie in base alla maneggevolezza e i tiri a breve distanza o caccia al cinghiale. Ecco, diciamo che il consiglio mio è questo qua, da impiegare con cartucce massimo 36 grammi. Questo è quello. Poi ovviamente si può mettere le prolunghe, si può allungare la canna. Io ho amici che hanno due prolunghe addirittura, perciò arrivano a 76, però le prolunghe non saranno mai come una canna intera. Ricordatelo, possono servire, essere utili per tiri a fermo, ma per sparare al volo, quando allunghi la canna già di 5 cm, il massimo è già, cioè puoi ottenere, cioè già con 5 sei quasi al massimo di quelle puoi ottenere, altrimenti può iniziare a essere, ci sono anche da 10 di ottima qualità, però ecco, diciamo che entra molti fattori. Che personalmente consiglio massimo 5 cm strozzatore esterno. Quindi canna 61, caccia con il cane, caccia al cinghiale o tiri a breve distanza con cartucce massimo 36 grammi. E questa è una. Veniamo alla più usata, cioè la più in assoluto usata nel mondo anche a livello di vendite, non nel mondo, scusate, in Italia. Nel mondo è tutta 71, perché all'estero considerate che il 99% delle canne che viene mandata all'estero la lunghezza è quasi esclusivamente da 71, perché ancora loro ragionano che la canna lunga ammazza meglio di quella corta. E in parte non è che hanno tutti i torti. Questa è una canna da 66 cm, strozzatori interni. Non mi soffermo tanto sul modello che è un Urica, anzi scusate, la Greystone modificata, insomma lasciamo fare le mie armi come sono, però la canna 66. Canna 66 ti permette di fare, a mio avviso, tutte le cacce che vi pare. Quindi non so che caccia fare, faccio, che ne so, passo dal cinghiale alla beccaccia, al colombaccio, all'anatre. Ecco, diciamo che la canna 66 è quella che rende meglio di tutti, per stare nel mezzo. Non è né specifica e né troppo corta. Le Magnum, ovviamente, cartucce del genere, come queste Magnum qui, in particolare, questa è una Federal, vedete? Cartucce 42 grammi come queste, che sono appunto Baby Magnum, queste sono munizioni che non vengano sfruttate al massimo, però sempre più di una 61. Quindi, se ho un dubbio grosso sulla caccia che voglio fare, prendo una 66. Ripeto, 66 spara benissimo dai 40, 38, 40 grammi in giù. Soprattutto cartucce da tordi, tipo queste qui, queste sono delle dite da 32 grammi, ci sono, insomma, ce n'è tantissime. Questa è una 36 grammi, è un contenitore. Questa è senza contenitore, una grande cartuccia che lavora bene nelle canne 66, e la senza contenitore. Ovviamente la strozzatura va in base alla caccia che faccio, però se io metto a confronto una 66 e una 61, c'è veramente poca differenza a livello anche di una canna cilindrica per aprire a breve distanza, conta tanto le cartucce che si impiega. Se io ho esempio, altro esempio, una canna 76, 71, sparo una dispersante dell'11, allargherò sempre più di una 61, 66, esempio dispersante del 9.
quello che conta alla fine del 2023 sono tanto le cartucce. Però diciamo che voglio stare nel mezzo, mi piazzo magari se ho un problema di andare alle anatre uno strozzatore da 2 centimetri o 5, già arriva a 71 o 68 e già risolvo il 90% delle cacce che posso fare. Sparo gran parte del munizionamento, cioè dalle cartucce a palla, dalle cartucce in acciaio, come questa è una blindside. Ecco, consiglio non a 66 per sfruttare al massimo una prolunga da 2 centimetri e per sparare appunto l'acciaio, se ho una 66 ovviamente. Sparo le senza contenitori sia dal palco che con il cane, sparo una 40 grammi come questa, che può essere un RC40, esempio, ai colombacci. Ecco, diciamo che faccio un po' tutto, perciò canna che sta al centro di tutte le scelte, la 66. Infine viene, secondo me, quella che tra tutte sfrutta al massimo le cartucce, cioè la 71. Questa è sempre Beretta 301, questa è la, penso, la mia preferita che ho. E queste canne qui, la canna 71 è quella che a mio avviso rende molto meglio di tutto, anche più a seconda delle munizioni di una 76, sicuramente più di una 61 e anche sicuramente anche più di una 66. Cioè, cosa vuol dire? Io faccio la caccia alle anatre, faccio la caccia al colombaccio su una canna 71, spazio da Federal Magnum 42 grammi Baby Magnum, 40 grammi, 36 grammi. Posso sparare addirittura, se posso, se sono canne steel, cartucce sia magnum che normale in acciaio. Posso sparare le palle se metto uno strozzatore cilindrico 4 stelle o 3 stelle. Sparo benissimo cartucce 32-34 grammi. Figuratevi le 36 classica corazzata con contenitore. E posso andare anche, dove possibile, a sparare le mignon. Vedete? Queste mignon, oppure qualsiasi caricamento low noise, subsonico, chiamatelo come vi pare, che sta sempre prendendo più campo, cioè queste cartuccette che hanno una piccola potenza, meno rumore, adatte per sparare al capanno, ai tordi, ai merli, proprio perché magari vado al capanno, non mi voglio portare due fucili, ho un sovrapposto, canne 71, mi raccomando, devo sfruttare la potenza di queste piccole munizioni su quella canna lì. Il test fatto con queste cartucce è quello che mi ha veramente fatto capire la potenza delle canne 71. Cioè, io faccio abbattimenti a gazze e cornacchie, andiamo spesso nei soliti posti. Prima avevo una canna 66 e sparavo queste munizioni sempre con una stella, sempre, cioè ovviamente questa canna qui, montando uno strozzatore di una stella, e i risultati erano piuttosto validi. Sparando con la 71 è cambiato da giorno alla notte, cioè gli animali presi in botta li vedevi cadere perché appunto poca potenza la deve sfruttare tutta, cioè non ci deve essere polvere in combusta. Ovviamente questi sono tutti consigli che io do nei casi che si possano verificare, cioè se vado al fagiano non cambierà da una 61 a una 71, se vado magari al colombaccio la differenza a fine anno, che andare al colombaccio non vuol dire andare dal palco. Fermi, quelle caccia dal palco, colombaccio, parlo mese di ottobre, passa colombaccio 25-30 metri, provo una fucilata con una cartuccia adatta per quella distanza, l'animale cade e vedrete che sicuramente la differenza ci sarà. Poi esistono canne che fanno razza a sé, cioè mio padre ha una canna Breda 61 che vi posso garantire arriva dove arriva la mia 71, ma sono cose che ne nasce una su mille, cioè questa canna qui, esempio, io ne ho provate tante e questa non la cambio neanche per tutto l'oro del mondo, perché arrivo ma sono cose che è fortuna, cioè come se si acquista 10 cani, ne prendo uno e quello va da sé, cioè sono colpi di fortuna che fortunatamente al mondo d'oggi si trovano molto più spesso, perché le armi e strozzatori interni adesso sono arrivate a dei livelli veramente impressionanti. Altra cosa che voglio dire dell'utilizzo delle canne. Tempo fa mi venne chiesto qual era la canna adatta per sparare a pallettoni. Ora, indipendentemente se si possa o non si possa, quello è un discorso che ovviamente per la caccia sono vietati, però io lo dico comunque. La cartuccia a pallettoni non va mai sparata in una canna 61.
o in una canna 66 o in una canna 71 che abbia la strozzatura cilindrica, perché se no allarga troppo. Ne un 4, la cartuccia a pallettoni, consiglio sarebbe da sparare in una canna 71-66, 2 stelle, 3 stelle, perché compatti abbastanza la rosata. Perché se io dovessi sparare a un bersaglio a 40 metri, se gli arriva un pallettone qua e uno qua, il bersaglio non viene colpito. Quindi mi raccomando, le cartucce a pallettoni usate strozzature strette per chi le voglio usare. Se non le usate è meglio. 2023 ancora bisogna far capire che dove va una rosata così di pallettoni ci può andare tranquillamente una palla, però quello ognuno fa come vuole. Detto questo, passiamo alla canna, questa canna qui, che non ho, comunque 76. La canna 76 è prettamente, a mio avviso, indicata per la caccia alle anatre. Caccia al colombaccio nei tiri un po' più estremi, appunto durante il passo magari. Poi c'è chi comunque va a fare un po' tutto anche con la canna 76. La canna 76 sfrutta al 100% la potenza di magnum, piombo, acciaio, di qualsiasi cartuccia in commercio, anche più, soprattutto diciamo la differenza che si vede, a mio avviso, parla a mio avviso, da una 71 a una 76 si vede molto dalle 42 grammi in su. Io ho avuto un Beretta A303 canna 76 che usavo ai tempi quando ancora le cornacchie non andava nessuno, quindi ogni volta era una festa, e vedevi veramente la differenza nel tiro a lunga distanza. Oltretutto, una canna, ricordatevi, se più lunga ti aiuta molto nel seguire il selvatico, quindi perché appunto anche fucili da tiro sono quasi tutti 76, perché si riesce a seguire meglio il movimento dell'animale. Quindi nel bosco ovviamente può essere solo d'intralcio, sparo a un fagiano, una beccaccia che vola via a 15 metri, giro un là, spero un Dio e via. Però caccia al colombo, caccia alle anatre, caccia alle tortole, dove ci sono i tiri un po' più impegnativi, una canna più lunga aiuta molto il tiratore. Ovviamente deve essere un'arma predisposta. Non prendete, esempio, Benelli Beccaccia, che è un ultraleggero automatico, con la canna 71 sarebbe sproporzionato, o 76 addirittura. Fucili adatti per sparare con canne lunghe sono fucili molto robusti, A400 Action, Super Sport Benelli, Maxus della Browning, diciamo Fabarm X-Leve 5. Ecco, diciamo che come armi, Benelli la metto più, esempio, su un discorso leggerezza, canne corte per caccia con il cane, però ci sono anche modelli, appunto, come Super Sport, che poi fa tranquillamente tutto. Beretta un po' più indicato su canne lunghe perché è un po' più grosso, Fabarm uguale. Ecco, diciamo che ogni ditta comunque fa sia un modello leggero sia un modello pesante, quindi basta farvi consigliare dagli armieri o da qualche amico che sicuramente la usate. Per le cartucce, come vi ho detto, grammature dai 42 in su, consiglio vivamente una 76, specie se si spara lontano. Cartucce medio grandi la 71. Diciamo nella norma, cioè standard, fino a 40 grammi la 66 e la 61 prettamente per la caccia con il cane oppure al cinghiale. Ecco, diciamo che questa è una piccola panoramica che io ho fatto sulla lunghezza delle canne. Poi ci sono anche le 81 che vengono usate quasi esclusivamente per caccia al colombaccio o l'ago, cioè quasi esclusivamente per la caccia alle anatre. Poi c'è chi ci spara, ripeto. Chiunque, magari, io conosco persone che va ai tordi con le canne 81 2 stelle, non capisco come facciano a prenderli, però dice riprendano. E detto questo, un grande tiratore, è chiaro che una rosata più stretta, se riesce a prenderle con quelle, con le altre, sarai ben più avvantaggiato. Io sono uno che vado molto sul pratico, le prove le faccio poco perché voglio essere sempre sicuro quando sparo, perciò a seconda delle cacce che faccio, caccia col cane 61, mista 66, anatre e colombaccio, prendo la 71. Questo è il mio consiglio che do appunto a chi volesse sapere qualcosa. Se poi c'è altre domande,
ovviamente noi siamo qui a vostra disposizione. Mi raccomando, non scordatevi l'importanza della strozzatura. È inutile che sparate una Magnum in una canna 81, se mettete il cilindrico, la canna va impostata in base alla distanza di tiro. Quindi non mettete nella 61 una stella perché pensate che è corta, allora spara al fagiana a 15 metri e non funziona. Ogni caccia ha la sua canna, ogni caccia ha il suo strozzatore e vedrete che a fine dell'anno i risultati cambiano. Chi dice che io con una faccio tutto, lo può anche fare, metto un 3 stelle, canna 66 e gioco sulle cartucce, dispersante per caccia con il cane e magari una con contenitore per i colombacci. Però sicuramente ci sarà una tipologia di caccia in cui lui sarà svantaggiato. Quindi vi aspetto alla prossima e tra pochino si apre e prepariamoci.